Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Milano University Press dal titolo Contro Frate Bernardino da Siena. Processi al maestro Amedeo Landi, Milano 1437-1447, a cura di Marina Benedetti e Tiziana Danelli, che è la nostra ospite di oggi e alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola per non perdere altro tempo. Quindi prego, Tiziana, a lei. Grazie mille. Ringrazio innanzitutto appunto Maurizio Calia Italia Medievale per il gentile invito a parlare, a presentare il nostro volume. Come ha già anticipato, uno dei primissimi volumi della neonata casa editrice dell'Università degli Studi di Milano, la Milano University Press, al quale va riconosciuto il merito, il coraggio di aver voluto dare alle stampe tra i suoi primi libri un volume di cui una cospicua parte costituita da un'edizione di fonti, quindi documenti in latino. Questi documenti, recentemente rinvenuti, sono stati la base di partenza per nuove riflessioni, su una vicenda che ebbe ampia risonanza nella Milano del primo Quattrocento e non solo. Una vicenda solo parzialmente nota, che aveva visto contrapporsi un maestro d'abaco, oggi potremmo dire più o meno un equivalente di maestro di ragioneria, di alta ragioneria, e a Mediolandia appunto, e una delle cosiddette colonne dell'Osservanza Francescana, frate Bernardino da Siena, conosciuto forse di più come San Bernardino da Siena. Finora si conoscevano, grazie alle attente e precise trascrizioni di uno studioso frate minore Celestino Piana del 1980, grazie alle sue trascrizioni, finora si conoscevano solamente, le deposizioni, delle testimonianze raccolte nel 1441 a favore del maestro d'abaco Amedeo Landi. Potremmo però forse paragonare queste testimonianze, ci pensavo stamattina, quasi a un fotogramma di un'intera pellicola, che l'intera pellicola era costituita dal suo iter processuale, particolarmente lungo, travagliato e triste, che appunto, come dicevamo, va almeno dal 1437 al 1447, anche se la fine noi non la conosciamo purtroppo. Come anticipato, nuovi ritrovamenti documentari nell'archivio dei luoghi Pi e Lemosinieri presso l'azienda Servizi alla Persona Golgi Redelli all'inizio di questo secolo hanno consentito di tratteggiare meglio i contorni di questa vicenda. Marina Benedetti, che insegna storia del cristianesimo e storia della Chiesa e dei movimenti radicali all'Università degli Studi di Milano, ha subito riconosciuto il valore di questa documentazione, di queste carte, di queste fonti. E ha deciso di costituire un'equipe di specialisti, tra cui Beatrice Del Bo, Maria Nadia Covini e Marco Bascapè, per studiare, analizzare e contestualizzare questi documenti nella Milano del loro tempo. Il primo capitolo del volume, a opera di Marina Benedetti, è intitolato Inquisizione a Milano, secoli XIII-XV. Presenta effettivamente è un capitolo introduttivo e presenta una panoramica di quelli che sono i processi inquisitoriali che sono stati celebrati nel capoluogo lombardo e una panoramica soprattutto sulle fonti, quindi sulla documentazione superstite, poca ma importante. Soprattutto pone anche l'accento sulla trasmissione di questa, si dice la traditio, quindi la trasmissione documentaria, come sono giunti a noi, spesso in maniera fortunosa, imprevista, e si parte nel 1252 con l'omicidio di un frate predicatore, ne avrete già parlato magari ieri, di un frate predicatore e inquisitore, frate Pietro da Verona, conosciuto ai fedeli come San Pietro Martire, e passando attraverso gli interrogatori volti alla ricerca e all'individuazione dei suoi assassini. Si passa poi attraverso il caso di Guglielma da Milano, una figura di donna carismatica che nella seconda metà del
del 200 attrae fedeli, devoti e devote, che saranno poi purtroppo per loro inquisiti e protagonisti di un processo nell'anno 1300. Marina Benedetti ricorda e attraversa anche le vicende delle inchieste promosse da Giovanni XXII, dal pontefice contro i signori di Milano, i Visconti, negli anni 20 più o meno del 300, si arriva fino ai primi processi di stregoneria a Milano, quindi con Sibilla Zanni nel 1390 e Pierina Bugatti, a cui seguirà curiosamente un'altra Pierina Bugatti nel 1420. Anche lei condannata per stregoneria, quindi unita alla sua omonima nel triste destino, ecco, non solo nell'omonimia. E così si arriva, appunto, nella prima metà del 400 al caso di Amedeo Landi, al caso in questione. Amedeo Landi, come detto, era un maestro d'abaco che nel 1437 intralcia l'opera di frate Bernardino da Siena. In quel momento era a Milano il frate. Per una campagna di predicazione serratissima. Il suo obiettivo era raccogliere adesioni da parte dei giovani milanesi per la nascente osservanza francescana milanese e per formare, potremmo dire, la prima generazione di frati osservanti a Milano, nel nascente convento di Sant'Angelo. E a Medeo e a Bernardino giunge voce delle raccomandazioni di Amedeo Landi ai propri allievi di non aver fretta, di non essere precipitosi nell'entrare in religione, come si diceva, ma ponderare bene questa scelta così importante e vincolante. Ovviamente Bernardino non può essere contento di queste raccomandazioni da parte del maestro d'abaco. E potremmo quasi dire lo denuncia e lo condanna già con le sue parole dal pulpito durante le sue prediche, avviando così la macchina inquisitoriale. E cito le parole di Marina Benedetti: il passaggio è unilaterale, dalla predicazione all'inquisizione. Le parole dette e scritte diventano creazione ereticale, perché effettivamente. Attraverso le sue parole, Bernardino da Siena dal pulpito denuncia appunto Amedeo Landi senza farne mai il nome, ma descrivendolo in maniera molto riconoscibile. Lo definisce quello straniero veneto e grasso che insegna, quindi insomma, in maniera anche piuttosto antipatica, però fosse stato solo quello il problema, ecco. Però lui crea durante la predicazione già la figura dell'eretico, lui già lo delinea. Per fortuna sua, Amedeo Landi era ben inserito nel contesto sociale di Milano. Infatti lo troviamo discorrere abitualmente con i mercanti più influenti della città. Questo ce lo illustra Beatrice Del Bo nel capitolo Nel Broletto Nuovo di Milano, un maestro d'abaco tra i mercanti. Effettivamente la scuola di Amedeo Landi si trovava proprio nel palazzo comunale, nel Broletto, a riprova dell'importanza riconosciuta all'insegnamento dell'abaco da parte del comune in generale e nello specifico all'insegnamento di Amedeo Landi, evidentemente, che poteva appunto tenere scuola nel palazzo comunale. E proprio accanto alla sua scuola vi erano i banchi dei mercanti nel Broletto, i banchi dei mercanti e dei banchieri internazionali di Milano, tra cui troviamo Taverna, Panigarola, Osnaghi, Vitali, e anche loro sono coinvolti nei processi a favore e contro Amedeo Landi. E cito Beatrice Del Bo, le loro deposizioni, le deposizioni quindi di questi mercanti, costituiscono una delle poche tracce dirette del linguaggio e della cultura dei grandi uomini d'affari attivi a Milano nel 400. Quindi una rarità, se non un unicum per il panorama milanese. Ma in ultimo, qual era quindi la colpa di Amedeo Landi? Come detto, la sua colpa era quella di raccomandare la prudenza ai propri scolari.
raccomandare di non essere precipitosi nel voler prendere i voti e vestire il saio. Raccomandazioni che evidentemente sortivano il loro effetto se Bernardino da Siena si era arrabbiato a tal punto. E sortivano il loro effetto anche grazie al prestigio di cui possiamo presumere Amedeo Landi godeva, come spiega anche Maria Nadia Covini nel suo capitolo Amedeo Landi, il cattivo maestro e i suoi allievi. Infatti, Landi era stato chiamato da Venezia a insegnare a Milano da parte del comune almeno dal 1426, data in cui gli viene conferita in via eccezionale la cittadinanza milanese. Non era ovviamente semplice ottenere, è data in cui rinveniamo i primi pagamenti del suo salario, pagamenti a carico del comune. In effetti la sua scuola era frequentata dalle elite cittadine. Tra loro troviamo, come detto, esponenti dei Panigarola, ma anche dei Novati, dei Biraghi e altri che deporranno anche loro nei processi a favore del proprio maestro. E non solo, Amedeo Landi era solito, come dice Maria Nadia Covini, era solito conversare con i più famosi maestri di teologia e frequentava le sedi che a Milano godevano di più alta reputazione spirituale, ossia i conventi di San Francesco Grande e San Pietro Celestino, e monasteri benedettini di San Celso e San Pietro in Gestate. Tra i maestri di teologia che troviamo a conversare con lui vi sono certamente Antonio Darò, che sarà poi ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, ma era nella cerchia degli intellettuali del duca Filippo Maria Visconti. Assieme ad Amedeo Landi troviamo a discorrere però anche Beltrame Correnti, l'abate Beltrame Correnti, la guida spirituale del Duca Visconti. O ancora troviamo Giovanni Gerardo da Pustella, forse meno noto, però abbiamo una testimonianza di questa personalità, personaggio di primo piano a Milano del 400, che nel 1441 lo ritroviamo a parlare con un altro frate esponente dell'osservanza francescana, che è Giovanni da Capestrano, ed entrambi si ritrovano concordi nel criticare, potremmo dire, gli eccessi di ira di Bernardino da Siena contro Amedeo Landi. E quindi anche questo è curioso, se vogliamo, è singolare. Tra l'altro, Giovanni Gerardo da Pustella è lo stesso che. Scusate, frate di Giovanni da Capestrano, lo stesso che nel 1441 si fa promotore del terzo ordine, della nascita del terzo ordine francescano a Milano. Di questo ne parla Marco Bascapè nel capitolo Ricerche sulla provenienza del dossier Landi, dove spiega come questo consorzio del terzo ordine era vicino all'osservanza francescana, potremmo dire che sia nato da una costola, in un certo senso, dell'osservanza francescana ed era ovviamente vicino anche al neocostituito convento di Sant'Angelo. Questo consorzio, noto in seguito come luogo pio della carità, conserverà al proprio interno proprio quei documenti che sono stati rinvenuti una quindicina d'anni fa, relativi al caso Landi. Documenti, questo noi lo sappiamo perché Marco Bascapè ha giustamente individuato le note archivistiche tracciate sui documenti, una di quelle proprio la si vede in copertina, nella copertina si legge importante, questa qui è una nota archivistica dell'archivista della seconda metà dell'Ottocento del Luogo Pio della Carità. E quindi questi documenti sono riconducibili in ultima analisi al consorzio del Terzo Ordine Francescano, quindi proprio vicino agli osservanti. È naturale quindi comprendere il motivo per cui i terziari francescani di Milano abbiano conservato queste carte della lotta tra Bernardino da Siena, insomma, un campione dell'osservanza francescana, è il maestro d'abaco Amedeo Landi.
perché nonostante nel 1447 il pontefice Niccolò V disponesse la distruzione della documentazione attestante questo scontro, quindi tra Frate Bernardino da un lato e il maestro d'abaco dall'altro, i terziari francescani di Milano conservano tuttavia questa documentazione, almeno in parte, e dice giustamente Marco Bascapè, i terziari tengono nascoste queste carte pronte all'uso, se solo fosse occorso ancora difendere il nome di Bernardino. Questo è il motivo per cui sono sopravvissuti questi documenti. Ma di quali documenti parliamo in concreto? Abbiamo detto che noi conoscevamo già, grazie alle trascrizioni di Celestino Piana, le deposizioni del 1441, che oggi sono alla Biblioteca Francescana, conservate alla Biblioteca Francescana in copia fotografica, perché fortunatamente è stata fatta una copia di queste carte prima della Seconda Guerra Mondiale, perché queste carte probabilmente sono andate distrutte nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi per nostra fortuna si sono salvate in fotografie. Celestino Piana ne ha tratto trascrizione e quindi quelle erano già conosciute, già note. Pochi anni fa invece sono state rinvenuti questi nuovi documenti nell'archivio dei Loghi Pie delle Mosinieri e si tratta di due copie delle prime deposizioni del primo processo inquisitoriale contro Mediolanum, quelle del 1437, quindi il processo che potremmo in qualche maniera dire promosso dalle parole pronunciate da Bernardino dal pulpito, dalle parole d'accusa, pesanti accuse pronunciate da Bernardino dal pulpito. Un processo da cui però Amedeo uscirà assolto. Uscirà assolto, non potrà avere in mano la prova della propria innocenza, la propria assoluzione, perché la sentenza avrebbe dovuto pagarla troppo per le proprie tasche al notaio, però quella sentenza lui se la ricordava bene, tant'è vero che nel 1439, 2 anni dopo, si rivolge direttamente al pontefice, implorandolo di far desistere i frati da quest'opera di diffamazione che continuavano a fare dal pulpito nei suoi confronti, dicendo: io sono uscito assolto dal processo inquisitoriale, mi hanno riconosciuto innocente, non colpevole di eresia, eppure parlano sempre male di me. Per favore, che si intervenga. Il pontefice accoglie questa supplica ed effettivamente nel 1441 dà incarico a un suo commissario apostolico, Giuseppe Brivio, di svolgere una nuova indagine. Questa è quella da cui ci sono le testimonianze trascritte da Celestino Piana nella copia fotografica. Questa nuova indagine si conclude come la prima, si riconosce l'estraneità ai fatti, diremmo oggi, di Amedeo Landi dall'accusa, dall'imputazione. E la sentenza che segue, e che è conservata, uno dei documenti ritrovati, la sentenza che segue riconosce proprio la predicazione indebita e ingiusta da parte dei frati dell'osservanza nei confronti di Amedeo Landi e ingiunge loro di cessare immediatamente. Evidentemente però questo non è accaduto e cosa sappiamo noi? Sappiamo che nel 1445 dai documenti rinvenuti, due persone, due cittadini milanesi si recano dal notaio per due delazioni. Denunciano Amedeo Landi per parole, per le accuse, per le parole che lui usava pubblicamente nei confronti dei frati dell'osservanza e di Bernardino da Siena, che nel frattempo però era morto, perché Bernardino da Siena muore nel 1444 e qui quindi riparte tutta la macchina. Perché? Perché all'indomani della morte di Bernardino da Siena inizia subito un processo di canonizzazione per Bernardino che non ha un esito favorevole. Si suppone anche in parte a causa dell'esistenza appunto di Amedeo Landi e dei processi contro Amedeo Landi, conclusisi sempre con la sua assoluzione, una macchia potremmo dire sul curriculum di Bernardino da Siena. Quindi Landi costituiva in un certo qual senso un ostacolo per la canonizzazione di Bernardino da Siena, un ostacolo da rimuovere.
Ed ecco appunto che nel 1945 noi abbiamo queste due delazioni, dei cittadini milanesi che denunciano il Landi per il linguaggio inappropriato, per le diffamazioni che faceva contro i frati minori. Sempre ascrivibile al 1945, è stato rinvenuto un altro, direi nell'autunno, nella seconda metà del 1945, è stato rinvenuto un sommario di testimonianze contro il Landi, in cui si presentano accuse in parte vecchie ma in parte nuove. Quindi noi vediamo che nel 1945, in concomitanza con la nascita di un secondo processo di canonizzazione per Bernardino da Siena, si sta costruendo un nuovo processo invece inquisitoriale contro Amedeo Landi, si stanno formando nuovi capi d'accusa. Questo noi lo sappiamo perché analizzando le filigrane dei documenti rinvenuti, analizzando le scritture, le note a margine, è stato possibile collocare sempre al 1445 la data delle copie dei primi processi e la stesura di un elenco di errori di fede attribuiti a Landi e una tabella con le accuse e i corrispondenti accusatori. Quindi, che io ho definito carte da lavoro dell'inquisitore. Io mi sono immaginata che quei documenti fossero nel 45 sulla scrivania dell'inquisitore, il quale aveva come incarico, o comunque di un magistrato che aveva come incarico, formare appunto nuovi capi d'accusa, un nuovo processo contro il Landi. Quindi raccoglie tutta la documentazione pregressa, fa appunti come faremo noi oggi, prende le sue note, stila un elenco dei capi d'accusa da utilizzare in un successivo processo. Un processo successivo che noi non sappiamo se c'è stato. Noi sappiamo per certo che nel 1447 il pontefice Niccolò V dispone e dà incarico a due frati predicatori che si svolga un'ulteriore indagine inquisitoriale a carico del Landi. Non sappiamo però se questo effettivamente ha avuto luogo e l'esito che può aver avuto. Nel frattempo però Bernardino da Siena viene canonizzato, quindi possiamo dire che il programma è andato in porto, cioè la strategia è andata in porto, ha avuto esito favorevole. Amedeo Landi passa alla storia come eretico, Bernardino da Siena invece come santo, che aveva combattuto un eretico. Non sappiamo neanche come sia finito Amedeo Landi, non sappiamo se sia morto durante un eventuale processo o dopo un eventuale processo laddove sia stato. Sappiamo che era andato in rovina, non poteva più mantenersi perché non aveva più scolari, non aveva più studenti, aveva perso anche un bambino perché si erano rifiutati di aiutare lui e la moglie nel momento in cui questo bambino aveva bisogno. A un certo punto si ritrovò anche col pericolo di essere cacciato da casa propria e che gli venisse data fuoco alla sua abitazione. Questo perché? Perché dalle parole infuocate di Bernardino da Siena erano scaturiti se non delle sentenze di condanna, ma comunque tutta una serie di ripercussioni concrete sulla vita di Amedeo Landi, ed è questo il motivo per cui lui cercherà sempre di ristabilire il suo buon nome e di far cessare quest'opera diffamatoria nei suoi confronti. Come dicevo, appunto, non sappiamo che fine fa Amedeo Landi, resta solo una nota, un appunto preso da uno storico ottocentesco, Cesare Cantù, che dice di aver visto nell'archivio del Marchese Trivulzio documenti, delle carte che attestassero l'imprigionamento del Landi nella torre di Trezzo, nel castello di Trezzo, da parte del Duca Visconti, Filippo Maria Visconti, e della morte, conseguente morte del Landi. Però effettivamente non si sa nulla. Non ci resta che sperare che nuova documentazione miracolosamente, fortunatamente, venga ritrovata e ci illumini ulteriormente su questo travagliato e triste caso. Ecco. Eh beh, è una bella storia, eh? Diciamo che è veramente una bella storia, ma io mi chiedo, ma perché Bernardino ce l'aveva così tanto con Landi? Non può essere solo perché aveva invitato i suoi studenti ad avere pazienza.
ci deve essere una ragione più profonda e magari nascosta. Beh, non sottovaluterei comunque quell'aspetto, perché effettivamente Bernardino era occupato in una campagna in tutta Italia per raccogliere adesioni all'osservanza francescana e che qualcuno effettivamente ostacolasse questa sua campagna, lui che era un uomo tra l'altro non abituato ad avere un contraddittorio, possiamo dire, e avere qualcuno che contestasse la sua parola, per lui non era tollerabile questo. E effettivamente quello che è particolarmente interessante per chi volesse poi mettersi a leggere i documenti di queste deposizioni, una cosa che non capita spesso di ritrovare è una deposizione in cui viene riportato un discorso diretto. Un testimone aveva origliato un litigio tra Bernardino da Siena e Mediolanum. Questo non è appunto è una peculiarità perché non è facile ritrovarla nella documentazione processuale che venga riportati discorsi diretti tra imputato e testimone. Ed è interessantissimo perché si vede come a Mediolanum comunque fosse ben preparato e tenesse testa a Bernardino da Siena. Anche questo può aver incattivito ancor più il frate, che si rendeva conto che non aveva a che fare con uno sprovveduto che poteva mettere a tacere facilmente, ma aveva di fronte qualcuno che, magari in maniera imprecisa, ma aveva dimestichezza con i libri sacri, con le scritture e aveva una sua opinione ben formata, ecco. Poi noi ci lamentiamo della giustizia odierna, ma anche quella non scherzava, Anche quella perché non scherzava, sì. allora mi sembra il momento di ricordare il titolo: Contro frate Bernardino da Siena, processi al maestro Amedeo Landi, Milano 1437-47, a cura di Marina Benedetti e Tiziana Danelli. Sono 319 pagine per solo 24 euro, quindi un prezzo che vale l'acquisto di questo volume pubblicato da Milano University Press da pochissimo. E io sono molto grato a Tiziana di averci portato in questo mondo giudiziario e inquisitoriale anche della Milano del 400, perché non è come dire, un periodo così conosciuto e praticato da tutti, quindi veramente molto interessante e molto ben sintetizzato in questa videopresentazione. Grazie Tiziana, No, davvero. grazie a voi per l'invito dell'ascolto. Va bene, allora io spero che un giorno magari anche qui, come dicevo anche a Marina ieri, avremo la possibilità di presentarlo in presenza, perché Speriamo, sì. sarebbe davvero molto, molto più vivace di quanto non può esserlo una videopresentazione. Quindi grazie ancora e a Grazie a voi. presto. Alla prossima, arrivederci, grazie.